bollettino di oggi. In Italia sul fronte coronavirus vede 300 nuovi contagi e 92 decessi. In Sicilia 4 i tamponi positivi, aumentano i guariti. Il Ministero della Salute e l'Istat, in sinergia con la Croce Rossa Italiana, hanno dato il via ad un'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da Covid-19 per capire quante persone in Italia abbiano sviluppato gli anticorpi anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su un campione di 150.000 persone. In Sicilia saranno contattati circa 11.000 soggetti. Il nostro sogno era quello di tornare a vivere in Sicilia, la nostra terra di origine. Così la dranita Vita Maccarrone racconta ai nostri microfoni il sogno purtroppo interrotto che condivideva con il marito Salvatore Ingiulla, il medico biancavillese deceduto a 60 anni a Brescia alcune settimane fa a causa del coronavirus. Sono partiti gli interrogatori di garanzia questa mattina a Catania nell'ambito dell'operazione Esculapio. Tra gli indagati anche il presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Filippo Sambataro. Ad Adrano la polizia ha denunciato madre e figlio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna è stata denunciata anche per furto di energia elettrica, denunciato anche un quarantenne per guida in stato di ebbrezza. Sull'ex macello di Paternò, intervento dell'UPA, l'Associazione Uniti per gli Animali, che chiede chiarezza rispetto ai prossimi lavori di recupero della struttura incompatibili con la presenza dei randagi. Buonasera e benvenuti a questo nostro consueto spazio dedicato all'informazione. Il bollettino di oggi in Italia sul fronte coronavirus vede 300 nuovi contagi e 92 decessi. In Sicilia 4 i tamponi positivi, aumentano i guariti, ma sentiamo tutti i dettagli nel resoconto di Davide D'Amico. Lunedì 25 maggio, questo il bollettino sul fronte coronavirus in Italia e in Sicilia, 300 i nuovi contagi in Italia, la maggior parte di questi 148 in Lombardia, che resta la regione più colpita. Il numero totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia in Italia sale a 230.158. Anche oggi si registra una decrescita degli attuali positivi all'infezione, decrescita che è stata di 1.294 assistiti. Il totale delle persone attualmente ancora infette di 55.300. Anche oggi si registra una decrescita negli ospedali e in rianimazione. I ricoverati sono 8.185, con un decremento di 428 pazienti rispetto a ieri, mentre sono 541 ancora i ricoverati in terapia intensiva, con una decrescita di 12 i pazienti rispetto a ieri. Un occhio anche ai deceduti, 92 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 32.877 le persone morte con e per coronavirus in Italia. Più di 1.500 i guariti nelle ultime 24 ore, 1.502 per la precisione. Il totale delle persone che si sono negativizzate all'infezione sale a 141.981. Oggi sono stati refertati 35.241 tamponi e il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di un malato ogni 117 tamponi fatti, con una percentuale dello 0,9%. Per quanto riguarda invece i dati in Sicilia, sono 4 i nuovi contagi. Oggi in Sicilia sono stati fatti 2012 i tamponi. Con questi 4 nuovi casi, il numero totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia nell'isola sale a 3.427. E attualmente sono ancora contagiate in Sicilia 1.433 persone, con una decrescita di 20 unità rispetto a ieri. Di queste 98 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale, 9, stesso numero di ieri, in terapie intensive, 1.335, meno 18 rispetto a ieri, sono gli asintomatici in isolamento o domiciliare. 23 i guariti nelle ultime 24 ore in Sicilia, che portano il totale a 1.724, un decesso nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 270. Nella provincia di Catania si registrano invece 610 casi, provincia di Catania che resta la più colpita nell'isola, con una decrescita di 18 casi rispetto a ieri. Per ultimo
il numero complessivo di tamponi fatti in Sicilia, che sale a 135.261. Una donna incinta rientrata in Sicilia dall'Inghilterra è ricoverata da ieri sera in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata trovata positiva al Covid-19. La donna ha viaggiato in aereo da Londra a Palermo con uno scalo a Roma. Ieri sera è stata ricoverata d'urgenza con i sintomi del virus all'ospedale Cervello di Palermo. I medici stanno valutando l'eventualità di eseguire un parto cesareo per far nascere il piccolo. In queste ore i medici dell'ASP di Palermo sono impegnati per risalire a tutte le persone che potrebbero essere venute in contatto con la gestante, compresi i passeggeri dei due voli, per far eseguire i tamponi già effettuati ai familiari e a quanti a Palermo sono stati vicini alla paziente. Il Ministero della Salute e l'Istat, in sinergia con la Croce Rossa Italiana, hanno dato il via ad un'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da Covid-19 per capire quante persone in Italia abbiano sviluppato gli anticorpi anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su un campione di 150.000 persone residenti in 2.000 comuni. In Sicilia ad essere contattati saranno oltre 11.000. Sentiamo. Il Ministero della Salute e l'Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, così come preannunciato attraverso uno spot informativo mandato in onda in TV, hanno dato il via ad un'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus Covid-19 per capire quante persone all'interno del Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al coronavirus anche in assenza di sintomi. Indagine questa che coinvolgerà in tutto 150.000 cittadini residenti in 2.000 comuni che, contattati telefonicamente, sapranno di essere stati scelti come campione per l'effettuazione del test sierologico, fondamentale al fine di riuscire a mappare la diffusione del coronavirus sul territorio nazionale. Alla base dell'individuazione del campione, così come concordato con l'Istat, ci saranno la divisione per sesso, attività e 6 classi di età. Oltre 700 gli operatori volontari formati ad hoc nelle scorse settimane in vista di questo servizio, 21 i call center operativi, 1 in ogni regione, oltre ad un centro nazionale di supporto. Il maggior numero di persone contattate, pari ad oltre 30.000, sarà in Lombardia. A seguire tutte le altre regioni. In Sicilia saranno circa 11.000. Il lavoro degli operatori della Croce Rossa Italiana consisterà nell'effettuazione dei prelievi a domicilio o negli ambulatori. Sarà poi ad ogni singola regione occuparsi della comunicazione dell'esito dell'esame a ciascun soggetto residente nel territorio. Nel caso di diagnosi positiva, la persona interessata sarà posta in isolamento temporaneo domiciliare e contattata dal proprio servizio sanitario regionale o ASL al fine di effettuare un tampone nasofaringeo che possa verificare l'eventuale stato di contagiosità. Così come più volte chiarito anche dal Premier Giuseppe Conte, l'adesione sarà volontaria, nessun obbligo, e i test, che saranno effettuati con esclusiva finalità di ricerca scientifica, saranno gratuiti. L'Istat e la Croce Rossa ci tengono a sottolineare che la riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell'indagine. Gli esiti dell'indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, specificano attraverso una nota informativa, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con altri paesi europei. Il nostro sogno era quello di tornare a vivere in Sicilia, la nostra terra di origine. Così l'adranita Vita Maccarrone racconta ai nostri microfoni il sogno, purtroppo interrotto, che condivideva con il marito Salvatore Ingiulla, il medico biancavillese deceduto a 60 anni a Brescia alcune settimane fa a causa del coronavirus. Il servizio è di Salvo Sidoti. Al telefono da Brescia abbiamo la professoressa Vita Maccarrone, che è la moglie del dottore Salvatore Ingiulla, il medico biancavillese morto qualche giorno fa a causa del coronavirus. Professoressa Maccarrone, questa tragedia possiamo dire che ha interrotto un vostro sogno, che era quello legato alla vostra terra. Vogliamo ricordare qual era? Sicuramente l'ho interrotto, perché c'era un progetto da parte nostra, di mio marito, quello di ritornare appunto in Sicilia, e Salvatore in particolare ci teneva moltissimo a ritornare proprio nel nostro paese, Adrone Biancavilla,
Certamente è stato interrotto perché è successa questa tragedia, però mi piace ricordarlo perché lui voleva a tutti i costi ritornare, e quindi con il cuore, lui era sempre, amava la sua terra come l'amo anch'io naturalmente. Quando potevamo, quando possiamo, saremmo ritornati tutte le volte che il lavoro e il tempo ce lo permetteva. Certo, comunque i legami con la vostra terra non erano stati mai interrotti. No, assolutamente mai, non sono stati mai interrotti proprio dal primo giorno in cui noi siamo partiti 24 anni fa, è sempre stato così da parte nostra, abbiamo voluto sempre, c'era l'intenzione quella di ritornare un giorno. Il dottor Ingiulla era molto stimato come medico, ma anche per la sua grande umanità. Ricordiamo il commosso saluto che gli hanno rivolto i detenuti del carcere dove lui lavorava. Sì, è vero che anche i detenuti hanno scritto delle lettere molto belle, parlando e dicendo di Salvatore delle cose bellissime che lo hanno onorato, cioè, tutta la sua disponibilità e il modo di approcciarsi agli altri, di avvicinarsi veramente con il cuore, facendo quel mestiere che non è solo un aiutare gli altri dal punto di vista medico, ma proprio anche dal punto di vista umano. E questo mi piace sottolinearlo perché Salvatore era così con tutti. Chi lo ha conosciuto anche dalle nostre parti sa che Salvatore era una persona di cuore, disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri, molto ironico, molto sicuro, però di cuore. Ecco, Senta, questo poi mi c'è piace stata ricordare. quella bella lettera di Elena, scritta in maniera spontanea al Presidente della Repubblica. Nessuno di voi si aspettava tutto quel clamore che ne è scaturito, perché tutto è nato nella semplicità. Cosa vuole dire a proposito di questo? Ma io vorrei dire semplicemente che nessuno appunto di noi si aspettava questo gesto da parte del Presidente, anche se noi lo stimiamo tantissimo. Quello è sempre stata una stima, non è stata una cosa questo a parte, cioè noi abbiamo stimato, abbiamo sempre voluto bene, diciamo così, il Presidente della Repubblica, però Elena quando ha scritto questa lettera, lo ha fatto con un gesto disperato, non so, di sfogo, possiamo dire. E nessuno di noi si aspettava la risposta, quindi da parte nostra c'è stata questa sorpresa, una bella sorpresa, perché lui l'abbiamo sentito come un padre, no? Mia figlia l'ha sentito come una persona che ascolta e che è pronto a darti dei consigli. L'abbiamo percepita e sicuramente anche Elena l'ha percepita in questa maniera. Un abbraccio da parte di tutti gli aderenti e dei biancavillesi che sono nel Grazie. vostro cuore. Grazie. Cambiamo argomento, parliamo di giudiziaria. Sono partiti gli interrogatori di garanzia questa mattina a Catania nell'ambito dell'operazione Esculapio. Tra gli indagati anche il presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Filippo Sambataro. I dettagli nel servizio di Mary Sottile. Si è tenuto questa mattina in tribunale a Catania, davanti alla GIP Luigi Barone del tribunale del capoluogo etneo, l'interrogatorio di garanzia del cardiochirurgo e presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Filippo Sambataro, rimasto coinvolto nell'indagine Esculapio condotto dalla Procura di Catania contro i falsi invalidi. 21 le persone indagate, tra medici e cittadini che avrebbero beneficiato di false certificazioni per ottenere benefici economici, indennità di accompagnamento e invalidità. Intanto Sambataro è stato sospeso dalla sua carica anche di professionista dalla clinica Morgagni a Pedara, dove operava. Per riuscire nell'obiettivo di ottenere benefici, i medici alla testa del gruppo istruivano i propri pazienti dicendo come dovevano comportarsi, quali atteggiamenti dovevano assumere davanti alla commissione dell'INPS per ottenere poi il via libera positivo alla certificazione che ne attestasse l'invalidità.
A supporto dell'attività di indagine delle forze dell'ordine ci sono intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a riprese con telecamere dove si vedono le persone che si erano dichiarate impossibilitate a movimenti presentandosi alle visite mediche con sedie a rotelle o altri presidi sanitari che in realtà si muovevano perfettamente senza alcun aiuto. E come rivela Live Sicilia in un articolo a firma di Antonio Condorelli, nelle carte dell'inchiesta finisce anche la morte di un paziente avvenuta nel febbraio di quest'anno. Il sanitario, per trarre in inganno la commissione medica dell'INPS, si legge, non si è limitato a suggerire i soliti escamotage, sedie a rotelle e pannolone, ma si è spinto ad indurre il paziente a praticare sulla gamba degli accorgimenti volti ad aggravarne la condizione. In particolare si parla di sale grosso e peperoncino sulla ferita della gamba amputata. Obiettivo: ottenere il 100% di invalidità, l'accompagnamento e l'attestazione dell'impossibilità di indossare una protesi. Il signore invece avrebbe camminato perfettamente con la protesi. Il problema è che pochi mesi dopo questa pratica del peperoncino l'uomo è morto e il GIP Luigi Barone ha chiesto agli inquirenti di verificare se ci sia una correlazione. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà tra poco. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto, scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW, 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Enel Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Ed eccoci rientrati in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di cronaca nera. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, nel corso di un'attività di controllo nel settore della vendita di pneumatici, hanno effettuato un'attività ispettiva presso un esercizio di gommista Santa Venerina. Nel corso della verifica è emersa la presenza di un'area non impermeabilizzata sulla quale sono risultate accatastate diverse centinaia di pneumatici e cerchioni di auto fuori uso e poi ancora macchinari obsoleti e un cassone scarrabile anch'esso pieno di pneumatici fuori uso. L'area in questione è risultata ricadere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'attività ispettiva ha fatto emergere anche la presenza di strutture edificate abusivamente ritenute molto precarie e pericolose per le attività svolte dai dipendenti. L'area risultata adibita a discarica abusiva e le strutture edificate abusive sono state poste sotto sequestro. Il titolare dell'attività è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati di discarica abusiva e abusivismo edilizio. Continuiamo con la cronaca nera. Ad Adrano la polizia ha denunciato madre e figlio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna è stata denunciata anche per furto di energia elettrica, denunciato anche un quarantenne per guida in stato di ebbrezza. Aveva tentato di nascondere la droga nel reggiseno, ma il tentativo è fallito e alla fine l'ha consegnata agli agenti di polizia, che l'hanno denunciata assieme al figlio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È accaduta ad Adrano nell'ambito dei servizi di controllo del territorio da parte degli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza. Venuti a conoscenza che in casa potessero nascondere sostanza stupefacente, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione di madre e figlio, 41 anni lei e 23 lui.
Alla vista degli agenti, la donna ha tentato di occultare due involucri contenenti eroina nel reggiseno, ma è stata notata e invitata a consegnarla alla polizia. In casa è stata trovata anche la somma di 850 euro. Nel corso della perquisizione è stato riscontrato inoltre che l'impianto dell'energia elettrica dell'abitazione era scollegato dal relativo contatore e allacciato alla rete generale e pertanto la donna è stata denunciata anche per furto di energia elettrica. Sempre nell'ambito dell'attività di controlli del territorio, la polizia di Adano ha denunciato anche un quarantenne di nazionalità marocchina per guida in stato di ebbrezza. Sull'ex macello di Paternò intervento del Lupo, ovvero l'Associazione Uniti per gli Animali, che chiede chiarezza rispetto ai prossimi lavori di recupero della struttura incompatibili con la presenza dei randagi. Si torna a parlare di randagismo a Paternò. Al centro dell'attenzione finisce la struttura dell'ex macello di via Fonte Maimonide, da diversi anni ormai sede di un centro provvisorio per il ricovero dei cani randagi, ma nel contempo destinataria di un finanziamento di poco più di 600.000 euro per il suo recupero. Le due realtà, presenza di cani e lavori, non possono coesistere. Da qui i timori dei volontari alla notizia di un imminente avvio dei lavori, con la decisione di lanciare una petizione anche sul web. E in una nota i volontari dell'UPA, l'Associazione Uniti per gli Animali, evidenzia come dopo il Consiglio Comunale dello scorso 5 febbraio non è stato più possibile avere un contatto con il Comune. Aspettiamo da più di un anno e mezzo, si evidenzia nella nota, un censimento dei cani in affidamento alle varie associazioni, censimento a cui vogliamo essere presenti, così come credo sia giusto permettere alle altre associazioni di poter assistere a quello dei nostri animali. Vogliamo trasparenza, quella trasparenza che spesso ci è stata negata. Ciò che ci sta a cuore, continua la nota, è il futuro dei nostri animali. La promessa di qualche sacco di croccantini o la concessione di un qualche terreno non può, così come è possibile fare con altre realtà associative, farci chiudere un occhio sulle grosse inadempienze dell'ente comunale. Ciò che ci preoccupa fortemente è la necessità sempre più concreta di avere una struttura sostitutiva a quella dell'ex macello. Smentisce la notizia di un imminente avvio dei lavori il sindaco di Paternò, Nino Naso, che afferma: «Ho detto dal primo momento che i cani non si sposteranno dall'ex macello fin quando non ci sarà un altro luogo per i randagi. Non capisco questa preoccupazione o questo modo di creare allarmismi e criticità». In consiglio comunale, qualche mese fa, continua il primo cittadino, durante una seduta sull'argomento, ho ribadito questo concetto. Riscontro invece che ci sono associazioni politicizzate che hanno il solo obiettivo di speculare. Noi invece abbiamo incontrato anche qualche associazione che si è dimostrata collaborativa e che ama i cani e non strumentalizza le situazioni. Ci sono anche consiglieri comunali, continua il sindaco, legati ad associazioni animaliste, che non hanno neanche un cane e che vogliono speculare sulla situazione. Noi invece, continua il primo cittadino, continuiamo ad essere seri e a occuparci dei problemi. Stiamo studiando con assessorati, vigili urbani e volontari di buona volontà la giusta soluzione. Speriamo che da parte di altri ci sia la stessa sensibilità, conclude il sindaco, per risolvere i problemi, perché le criticità e gli scontri fanno solo del male ai cani. Questo era l'ultimo servizio, si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Una buona serata.